E adesso siamo diretti verso l'aeroporto ancora, l'aeroporto di Salonicco, perché ci aspetta il viaggio per Creta e ancora per tante altre sorprese di mare e di cultura, come sempre. Poca cultura, molto mare. E adesso siamo qui per in vacanza, siamo qui per rilassarci, non per andare a fare le belle statuine. Verso la spiaggia di Balos Beach, nel famoso percorso sterrato, dove bisogna andare, ricordiamo, a massimo di 20 km orari, come sta facendo Antonio adesso. La strada è piena di pietre, sassolini e pietre molto grandi. Adesso ve la faccio vedere. Tutto questo per 7 km, dopodiché bisognerà arrampicarsi su una montagna per circa 20 minuti. Allora, siamo appena tornati da Balos, è stato molto bello, così come dicevano tutti, veramente un paesaggio magnifico, un mare stupendo e ovviamente un po' avventurosa sia l'andata che il ritorno per chi decide di farselo in macchina come noi. Adesso siamo arrivati alla spiaggia di Falasarna, che questa adesso ve la faccio vedere. Questa era stata scartata dal mio itinerario perché è considerata una delle spiagge più ventose di Creta. Io odio le spiagge con molto vento, però siccome oggi era una giornata dove veramente vento ne soffiava pochissimo, Antonio mi ha convinto, ha detto andiamo a vedere Falasarna, andiamo a vedere il tramonto lì prima di andare via. Così siamo venuti via da Balos prima, siamo venuti a Falasarna, ma devo dire che comunque le mie informazioni erano giuste perché ci stanno viendo pazzi, non si può stare proprio. Il vento, anche se è vento caldo, comunque lo vedete anche dall'abbigliamento, insomma. Adesso vi faccio una panoramica, vi faccio vedere la spiaggia, che comunque è molto bella. Il mare è stupendo, la spiaggia è dorata, è molto soffice, adesso ve la faccio vedere. Thank you.
Ciao Antonio, dove siamo? È la Fonissi. Ah, è la Fonissi. Dove si trova la Fonissi? Spostati. You pressed inside my mind since the day you came. I knew you would be with me all the time we spent. What we shared was surely warm enough to know you cared for me. Abbiamo pagato il biglietto d'entrata a 16 euro, un biglietto combinato col Museo Archeologico di Creta, che vedremo dopo il Palazzo di Cnosso. Subito dopo la biglietteria troverete una zona dove ci sono tutte le guide di tutte le nazionalità e vi chiederanno se avete bisogno di una guida. Adesso stiamo in attesa perché noi abbiamo scelto la guida visto che siamo ignoranti. Ci hanno dato questo simboletto qui, abbiamo pagato 10 euro a persona e adesso stiamo aspettando che raggruppano altri italiani per partire alla volta della visita degli scavi, che dureranno circa un'ora. E dopodiché invece andremo a Eraclion e prenderemo un'altra guida. No, vabbè, non necessariamente. Possiamo anche vedere solamente senza capire niente. Abbiamo mangiato benissimo, pagato pochissimo, del pesce freschissimo. Questo
questi ragazzi proprietari della taverna, che erano molto affabili, molto cordiali, molto gentili, ci hanno offerto anche il dolce, la frutta, il liquore, ci hanno fatto pagare 2 soldi, è stato molto bello, abbiamo passato una bella serata sul mare, piacevole e tutto. E adesso invece siamo diretti all'aeroporto, perché siamo diretti ad Atene.